io vi ringrazio per avermi invitato. Evidentemente sono venuto all'incontro sbagliato, lo dico subito. Devo dire che questa sala non mi ha portato fortuna. L'ultima volta che sono venuto, il giorno dopo ho perso le elezioni. Anche oggi ho paura che non me ne darà niente di buono. Detto questo, sono venuto per partecipare a un dibattito. Mi sarebbe piaciuto partecipare a un dibattito, sono venuto pieno delle migliori intenzioni per capire direttamente dalla viva voce dei protagonisti, delle persone che hanno portato avanti questo movimento e questa proposta in Sardegna, e per avere l'opportunità anche di dibattere con loro, di discutere alla pari, se fosse stato possibile. Però sono stato lì ormai da un paio d'ore. Ho ascoltato 6 o 7 interventi che sono andati in quella direzione, in una sala evidentemente già molto ben formata su questo argomento, e certamente non saranno i 10 o i 12 minuti che mi ha proposto, che mi danno la possibilità di provare a interloquire con le tante cose che ho sentito oggi. Innanzitutto io continuo ad avere fiducia nei sarti, penso che siamo un popolo civile, mite, ogni tanto ci lasciamo andare a qualche intemperanza, però poi ci riprendiamo anche. Per cui, vi dico subito, mi ha fatto piacere conoscerla sopra, ho avuto subito una bella impressione, però non mi è piaciuto invece quello che ha detto qui. Quando ha detto che ci sono le persone che si suicidano, o che si tolgono la vita, o che si fanno fuori, ma che fuori sente, che qualcuno dice che prima di farsi fuori lui ne farà fuori qualcuno. Non sono così. Signori, vi chiedo una cortesia, lasciate. Io sono a disposizione. Prego. Io sono a disposizione. Sarà anche la verità, ma non sono cose da evocare. Non sono cose da evocare. Devo dire che questo dibattito mi è piaciuto pochissimo sotto questo punto di vista, perché la politica è confronto di idee, è confronto di visioni per il futuro, ma innanzitutto a una formazione educante, allo stare insieme, al vivere civilmente e pacificamente. E lo dico anche a lei che mi sta interrompendo in questo momento, la stessa identica cosa. E allora io sono a disposizione quando si vorrà discutere, in un clima sereno, in un ambiente normale, vocato alla discussione e non alle decisioni già prese come oggi. Solo alcuni punti, alcuni flash che mi vengono in mente. Anch'io, un signore prima diceva, chi non ha studiato non merita di andare su, e se dice delle cose sbagliate che venga subito giù. Anch'io ho studiato quel poco per il quale i miei genitori hanno andato a scuola, a volte con un po' di profitto, qualche volta con meno. Ho cercato di continuare a fare i miei sforzi, di continuare a studiare e mantenermi aggiornato, con mille limiti. Però anch'io ho studiato. E ho studiato anch'io lo statuto della regione. È stato un mio dovere. E l'ho studiato. Ho cercato di non darlo per acquisito senza leggere, come credo abbiano fatto tutti quelli che hanno svolto per voi. Ho studiato, ho letto. Parliamo di zona franca. Signori, per cortesia, prego, onorevole. Sto appunto parlando di zona franca, visto che i ragionamenti che ho sentito questo pomeriggio sono tutti partiti dal statuto dell'autonomia, dalla legge 3, come è stata citata, del 1948, che nei suoi articoli, all'articolo 12, dice due righe, anzi nemmeno, una riga piccolissima. Le norme doganali sono competenza dello Stato
e poi dice possono essere istituiti dei punti franchi. Conosco anche l'articolo 3 dello statuto della regione. Subito, non impiega molto tempo. Lo statuto della regione, che al Signore non piace abbastanza, lo posso capire, poteva essere più avanzato, quello siciliano è più avanzato di quello della Sardegna. Subito, dopo definire la regione Sardegna, dopo dire che è costituita come regione autonoma, al terzo punto dice subito, è comunque dentro le norme della Costituzione, dentro gli interessi complessivi dello Stato, dentro i principi delle leggi statali, dentro le riforme economiche e sociali dello Stato. Quindi tutto quello che ne viene dopo deve essere collocato dentro questa cornice dell'interesse generale dello Stato italiano, dei principi generali di tutte le norme italiane e dei principi generali delle riforme economiche e sociali dello Stato italiano. E le riforme economiche e sociali dello Stato italiano sicuramente comprendono anche le leggi fiscali. E quindi a noi ci possa piacere o non piacere, lo statuto della regione lo dobbiamo leggere per intero nell'articolo 12 e nell'articolo 3, dove dice che appunto da una parte ci evidenzia un diritto, poco prima, 9 articoli prima, ci dice comunque quel diritto dovrà essere articolato, specificato, attuato dentro i principi generali delle norme fiscali italiane. Per questo il nostro interlocutore non è l'Unione Europea, è lo Stato, è la Repubblica Italiana, a cui per ora continuiamo ad appartenere, poi qualcuno avrà idee diverse per il futuro, ma a cui oggi apparteniamo totalmente. E con lo Stato italiano devono essere stabilite delle norme di vantaggio fiscale per la Sardegna, eventualmente. Ora, le norme di vantaggio fiscale le può chiamare zona franca, qualcun altro le può chiamare zone economiche speciali, qualcuno le chiama zona free zone, zona economica libera, economia libera e così via. E qui iniziamo una discussione che dovrebbe essere un pochino più attenta di quella di come l'abbiamo svolta oggi. Dovrebbe essere molto più attenta di come l'abbiamo svolta oggi. Perché intanto dobbiamo definire di che vantaggi fiscali stiamo parlando. Io oggi nessuno mi ha spiegato se stiamo parlando di zone franche doganali e quindi di zone dove le merci possono entrare in esenzione di dazi quando vengono da fuori l'Unione Europea, in esenzione di IVA, in esenzione di qualunque imposta doganale, trattenersi per il tanto che basta a essere eventualmente spostate o impacchettate diversamente in attività di logistica o essere anche trasformate dentro un recinto fiscale e poi essere riesportate. Stiamo parlando di questo, di zone franche doganali, ma stiamo parlando, come qualcuno ha accennato per un momento, no, vogliamo i vantaggi al consumo in tutta l'isola. Nessuno però l'ha specificato bene oggi, perché l'avrei voluto capire bene, sentire bene. Se stiamo parlando, come qualcuno ha iniziato a dire in qualche paese, perché dentro quei 300 documenti, poi ci sono anche delle convinzioni che si diffondono nei paesi, che fanno presa, che magari in ogni paese della Sardegna il mio fratello che va a fare benzina si troverà a pagare la benzina senza accise, senza IVA, e quindi a metà del prezzo più o meno, o mia sorella, o i miei amici, tutti quanti. L'idea che questa zona franca fiscale, questa proposta di zona franca fiscale ci possa portare l'esenzione dalle accise sulla benzina per tutti, l'esenzione dall'IVA sulla benzina per tutti, l'esenzione dall'IVA sulla nostra spesa al supermercato, sull'acquisto delle maglie, degli automobili. Oggi non abbiamo parlato di questo, io pensavo di capirlo finalmente, non l'ho capito, da alcune persone sento appunto zona franca integrale, quindi l'esenzione per tutti i consumi di ogni tipo di imposta, da altri invece sento delle parole che vanno con molta più cautela che per quanto riguarda appunto zone franche doganali e così.
starò qui ancora a lungo fino alla fine della serata, e quindi spero di avere questo genere di risposte. Poi, no, io sono venuto per imparare, non per fare proposte, e spero che signori, no, sta esponendo un punto di vista, no, non è così, non è così. La invito ad accomodarsi, se vuole parlare dopo potrà essere il secondo dopo la signora. Abbia pazienza. Prego, onorevole. Lo dico subito che il titolo di onorevole non mi spetta. Sono semplicemente un consigliere regionale. I consiglieri regionali non hanno il titolo di onorevole, non è scritto da nessuna parte. Chiedo scusa. Sono semplicemente un signore che è stato invitato e che sta spendendo anche lui una parte della sua giornata per discutere con voi. E penso di comportarmi rispettosamente con tutte le persone che sono sedute in platea. E quindi mi dispiace se lei mi dà del maleducato. Detto tutto questo, tra le cose che mi hanno sorpreso oggi, le lunghe e interessanti presentazioni che però hanno parlato di architettura, dell'architettura delle case, dell'architettura dei capannoni, che francamente mi hanno un po' portato fuori strada, o ad esempio per quanto riguarda le zone di economiche speciali, sono state citate a lungo quelle della Cina, io ne conosco alcune, mi è capitato anche persino di visitare. Shenzhen è stata la prima, fondata direttamente da Deng Xiaoping, una città che non esisteva 25 anni fa, oggi ha quasi, credo, 15 milioni di abitanti. Vorrei dire che non è nata in virtù di esenzioni fiscali, è nata in virtù di poiché è stata creata un'isola a economia privata. Stiamo parlando della Cina, che viveva nell'idea che i mezzi di produzione devono appartenere al laboratorio, in quel caso allo Stato, e hanno recintato una zona, tracciato una zona economia speciale in cui invece valeva l'iniziativa privata. Una bella differenza, una differenza molto più importante. È una differenza molto più importante rispetto al regime della tassazione. Un'ultima cosa, la Sardegna, come sapete, lui l'ha ricordato, è una regione autonoma, da statuto speciale. La sua specialità dal punto di vista economico è molto ben definita nell'articolo 8 che regola le entrate della Sardegna. Le entrate della Sardegna sono definite come una percentuale importante: il 90% del gettito IVA, il 70% delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell'IRES, il 90% di altre imposte, bolli, cose di questo genere. E sicuramente mi sta sfuggendo qualche dettaglio. Noi abbiamo scelto questo tipo di specialità. L'idea che si potesse visitare del nostro lavoro e delle nostre risorse, trattenendo una parte importante, anzi la massima parte delle nostre risorse. Con queste risorse noi ci finanziamo, è stato citato, ed è stata citata quasi come se fosse una provocazione, con queste risorse noi ci finanziamo i trasferimenti che facciamo ai comuni, che la regione fa ai comuni per oltre 500 milioni di euro all'anno, ci finanziamo le politiche sociali, i fondi per la non autosufficienza, ci finanziamo le risorse per la scuola, per la scuola dell'infanzia, ci finanziamo la sanità, ci finanziamo tutto quello che poco tanto che la regione riesce a fare con queste risorse. Se decidiamo che queste risorse non devono esserci più, perché abbiamo detto che vogliamo diventare una zona franca fiscale, mi piacerebbe capire come finisce l'intera storia, e cioè come queste risorse a cui rinunceremo
perché abbiamo capito che la zona franca fiscale, che la zona franca integrale è più vantaggiosa, dobbiamo capire come finanzieremo queste attività fondamentali che la regione svolge, perché non mi convince il suo ragionamento che dice no, viviamo in un paese che ha il vincolo della solidarietà. È vero, la nostra Costituzione nell'articolo 2 subito dice che la cittadinanza è insita in questo vincolo imprescindibile di solidarietà economica, politica e sociale, ma la solidarietà ci riguarda tutti, non è che noi nella solidarietà siamo quelli che dobbiamo ricevere per qualche centinaio di anni e che non, nella solidarietà invece siamo quelli che invece mai dovranno dare agli altri. Questo vincolo di solidarietà non è che ci toglie la responsabilità in qualche modo, presto tardi, io credo che l'ora dovrebbe essere anche quasi arrivata, di bastare a noi stessi. Io non credo che sia possibile pensare che noi viviamo come zona franca integrale, noi ne abbiamo tutti i vantaggi, noi evitiamo che in Sardegna tutti possano pagare le tasse e qualcuno da fuori, per ripagarci delle nostre difficoltà e per ripagarci dei problemi del passato, debba coprire queste spese. Io questo oggi, questa parte del ragionamento non l'ho sentita approfondire, mi piacerebbe sentirla approfondire nei prossimi interventi. Probabilmente mi sfugge qualcosa, l'ho detto prima, sono venuto per imparare e credo che possa aver imparato anche oggi. Mi sarebbe piaciuto poter svolgere una interlocuzione, un dibattito un pochino più approfondito, non è stata questa l'occasione, spero che ce ne siano altri. Grazie. Do la parola un attimo a Alberto Cavitu per una precisazione, prego.